chiesto e ho appena detto il suo turno. Sì, oggi non è presente. No, oggi non c'è nessuno. Ecco, qual è il vostro... D'altra parte, mi sembra fisiologico, perché un processo del genere, in cui quello che voi giornalisti chiamate le scaramocce iniziali, in realtà durano udienze e udienze, in cui si creano questioni e si sviluppano questioni che il cittadino normale, e anche l'imputato, perché in fin dei conti il cittadino, non capisce fino in fondo. Questa è una cosa, è una, diciamo, un settore, è un periodo, è una struttura tecnica. Se qui Pichetto non c'è, fatto lo squarcio, allora, primo, non succede. Primo, non è un Pichetto, non è stato un Pichetto, non è importante, se cade un aereo contro una antenna, un palo della luce, voi vi chiedete e chiedete a qualcuno, ah, ma se non ci fosse stato il palo della luce, e pensate di attribuire la responsabilità del fatto che l'aereo si distrugge al palo della luce o al pilone contro cui si è abbattuto, ma state scherzando. Ma non è questo, l'infrastruttura, che ho detto in un'altra occasione, non è un bigliettino, è un qualcosa dove un treno che si incontra può incontrare decine e decine di elementi e di ostacoli, non ultimi quelli che poi il treno che viene dall'altra parte, la spalletta di una galleria. Non è questo il punto, non è questo il modo di funzionare. Il modo di ragionare è trovare delle responsabilità, e trovare delle responsabilità in cui il qualcuno che voi ritenete responsabile si deve sentire responsabile. Di avere sbagliato qualcosa. Si è sentito, non si sente. Non mi interessa, non è un suo problema, sto parlando di quello, sto parlando di opinione mia. Non c'è un qualcosa in cui ci si possa dire, ah, se avessi fatto questo. E si possa dirlo non se avessi fatto oggettivamente questo, ma se avessi fatto il mio dovere e mi fossi fatto. Qui tutti hanno fatto il dovere, tutti. Pretendere, come si pretende che si vedrà in una situazione di questo tipo, anomale difese pensate in anni e anni di indagini mirate solo a individuare una responsabilità, forse anche per placare attese dell'opinione pubblica, è qualcosa di diverso da quello che il cittadino, lei, io, tutti noi pensiamo debba essere il sentirsi responsabile. Il sentirsi responsabile non è il fatto di vedere con quale strada complicata qualcuno alla fine cerca di individuare, ma rendersi conto che non è stata fatta una cosa che doveva essere fatta. Non ho rispettato quello che era l'impegno che mi ero preso. Scusatemi. No, quello di non parlare. Ma sì, quello di dirvi che questa è stata un'udienza normale, forse più corta, no, più corta, che ha risolto meno problemi di quello che ci aspettavamo, per cui durerà di più. E io sono molto contento di avere visto, trovato dei giudici che ascoltano, attenti, intenzionati evidentemente a dare un taglio, secondo me, diverso. La televisione non ho mai risposto alla domanda, perché il sostituto non è responsabile dei fatti? Perché non c'è nessun dovere che doveva essere compiuto da lui o da un altro ferroviere che non sia stato adempiuto. Perché non c'è una violazione individuabile seriamente che sia stata fatta e che sia addebitabile prima di tutto all'ingegner Moretti, perché ovviamente è difficile capire, perché io ribalto a lei, è difficile capire l'ingegner Moretti qui cosa si sta facendo, è veramente difficile. Per i passi da gigante che hanno fatto negli ultimi anni, anche per raddrizzare passati discutibili, diciamo. Allora, lasciatemi dire quello che ho detto fin dall'inizio di questo processo. Questa è un'attesa mediatica che serve più a placare il
desiderio di un qualcosa che renda, di un qualcosa di eclatante, di un qualcosa che dia un senso a tutta questa purtroppo dolorosissima vicenda, che non una reale possibilità di collegare la figura dell'ingegner Moretti a una qualsiasi violazione. E sfido voi, visto che l'opinione pubblica e voi quindi in questa vicenda ha avuto un ruolo importantissimo e posso dire anche pesantissimo, in voi e chiunque altro, a individuare questa violazione. Le analogie con Thyssen e Eternit sono forzate? Sono ridicole, non sono forzate, sono ridicole. Questa parola me la potete mettere in bocca, sono ridicole. Così come, allora, visto che siete riusciti a rendermi polemico, io prima ho letto di un'intervista, credo nel quotidiano di una vostra collega che ogni tanto c'è, al sindaco di Viareggio, che parla di una delle tante stragi impunite d'Italia. Questa sarebbe quella che rischia di diventare una delle tante stragi impunite. Io dico che questo approccio è vergognoso, ma non lo dice il mio cliente. Non lo dicono i miei colleghi, lo dico io, è un approccio mio, è uno scandalo che si voglia parlare di questa disgrazia, di questa tragedia, in termini simili alle bombe di Milano, alle bombe di Brescia o a un missile o a una bomba che ha fatto cadere Ustica. È uno scandalo. Detto questo, non mi chiedete altre cose. E poi siamo a posto per i prossimi 6 mesi. Grazie. No, arrivederci. Grazie. Finalmente sento Mi fai notare che era un comunicato del sindaco, grazie.